Si è svolto il 3 febbraio presso il centro polifunzionale della città di Piano di Sorrento il seminario del Community Hub dell'Oxain intitolato Lo sport che genera inclusione sociale e migliora la qualità della vita. Hanno partecipato ai lavori il dottore Salvatore Bartolo Spinella, vicepresidente nazionale dell'Oxain, Salvatore Aiello, referente locale del Community Hub, e Gennaro Rega, presidente dell'Oxain Campania. L'evento ha richiamato l'attenzione sull'importanza di incoraggiare un rinnovamento culturale mediante lo sport e la sua inclusività nei contesti metropolitani. Il progetto Community Hub and Sport inclusivo, che coinvolge tutte le associazioni legate all'Oxain, utenti, istruttori, operatori sportivi, dirigenti e quadri tecnici, promuove l'accesso alle pratiche sportive attraverso un modello educativo strutturato su principi pedagogici e con una serie di azioni formative e informative mirate a generare incontri e attività durante gli eventi sportivi. I lavori della giornata del 3 febbraio sono stati aperti da Salvatore Aiello, delegato fitness dell'Oxain Campania, e da una nutrita presenza istituzionale con la partecipazione di Salvatore Cappiello e Gianni Iaccarino, sindaco e vice sindaco del comune di Piano di Sorrento, di Annalisa Pasquariello, assessore allo sport, e di Antonella Arnese, assessore alla pubblica istruzione, nonché di Monica Russo, consigliere del comune alle politiche giovanili. Alla fine dei lavori sono stati tanti premiati tra dirigenti, atleti e società che si sono distinte per la loro attività nel corso dell'anno 2022, grazie al premio Oxain Campania Awards, che vuole incoraggiare la promozione e diffusione di valori di gruppo, volontà e rispetto delle regole. Alla riuscita della giornata hanno contribuito anche il vicepresidente regionale dell'Oxain, Leopoldo Beneduce, e i consiglieri Marina Del Pezzo e Sabato Maiello.